Benvenuti sul canale amici, sono Denis di Trekking Survival. Nelle scorse settimane ho pubblicato alcuni video relativi al racking che hanno, non dico riscosso un certo interesse, che hanno comunque destato un po' di interesse, hanno avuto un certo numero di visite e hanno richiamato anche la visione dei video pubblicati negli scorsi mesi e lo scorso anno relativamente alla tematica racking. Il racking, per chi non lo sapesse, non è altro che una marcia zavorrata, quindi una camminata zavorrata. Questo tipo di attività viene svolto decidendo in assoluta libertà quello che è il proprio ritmo, la propria velocità di movimento, la distanza da coprire e il carico, la zavorra da portare all'interno dello zaino. È particolarmente interessante il fatto che, essendo uno sport aerobico, ha tutti i vantaggi di questa tipologia di attività, quindi un miglioramento della circolazione, un miglioramento dell'attività cardiaca, il consumo delle calorie, che viene incrementato dallo sforzo di portare il peso e di portare la zavorra, senza tuttavia avere gli svantaggi, se vogliamo, della corsa, che possono essere il traumatismo che l'impatto andando in velocità si porta a verificarsi sulle articolazioni, quindi sulle ginocchia, sulle caviglie, sulle anche, e anche il fatto che spesso le persone che poi iniziano a correre a volte si fanno prendere lo sconforto perché vedono che non riescono a correre oltre un certo tempo, non riescono a andare oltre una certa velocità e quindi poi abbandonano. Qua abbiamo invece un tipo di attività che può essere fatta in assoluta libertà e che deve essere fatta, ovviamente, come tutte le attività, come anche la corsa d'altra parte, dovrebbe essere fatta in maniera graduale. Quindi, per chi non l'ha mai fatta, partendo dalla semplice camminata assolutamente scarichi, quindi man mano allungare i tempi di percorrenza e le distanze percorse, e poi quando si è raggiunto un certo grado di allenamento, magari iniziare a inserire dei piccoli carichi. Da noi, come appunto magari forse dimostrano le visite che hanno subito i video delle settimane scorse e dei mesi scorsi, questa pratica sportiva forse è possibile che stia pian pianino diffondendosi. Mi sono quindi domandato se potesse essere utile dare qualche suggerimento a chi magari vuole approcciarsi, avvicinarsi a questa pratica. Suggerimento ovviamente da semplice praticante. Io non sono né un allenatore, non sono un istruttore sportivo di North Walking, non sono un insegnante di ginnastica o altro, sono semplicemente un praticante di questa attività. Metto peso nello zaino e inizio a camminare. Sentite il cane che abbaia perché in questa estate particolarmente calda registrare con la finestra chiusa è praticamente impossibile. Tanto più che appunto sono sotto i faretti per fare la ripresa. Quindi scusatemi per eventuali rumori che dovreste sentire dall'esterno. In particolare sarei contento, mi farebbe piacere, se questi suggerimenti potessero far evitare a qualche utente di spendere veramente tanti, tanti, tanti soldi. Perché dico questo? Perché ci si avvicina a una disciplina che magari si conosce poco e ci si potrebbe orientare su delle attrezzature non corrette. E spesso cosa si fa? Si va a cercare sul web ed è possibile trovare degli specifici brand
in particolare dagli Stati Uniti, perché alla fine questa pratica sportiva nasce principalmente negli Stati Uniti, derivando da quello che è l'addestramento, le marce forzate dei militari. C'è un brand particolare che produce degli articoli, degli zaini e degli accessori, anche delle scarpe, per questa pratica sportiva veramente molto belli, molto ben fatti, ma che sfortunatamente hanno dei costi veramente molto alti. Il video non è per dire non comprate questi prodotti perché non ne vale la pena assolutamente, non li ho mai provati, ma immagino, ho visto alcune recensioni sul web, che siano effettivamente degli ottimi prodotti. Quanto per dire, se volete iniziare, potete iniziare con delle spese tutto sommato modiche, senza andare a spendere un sacco di soldi. E poi, se la pratica sportiva vi piace, potete continuare o con le attrezzature che avete comprato, o se no andare su equipaggiamenti più professionali. Ad esempio, io vedo qua uno zaino della capacità minore dal costo di 310 euro. Lo zaino è fatto bene, molto molto bene, ha una bella linea, bello schienale, begli spallacci, internamente ha delle tasche specifiche e dove andare a mettere quelle che si chiamano, sono delle piastre, quindi sono dei pesi di forma rettangolare, che si inseriscono perfettamente in queste tasche realizzate all'interno degli zaini, tasche che non arrivano fino al fondo dello zaino per evitare che poi fuoriescano col peso e battano sulla schiena, ma si fermano a un certo livello. Quindi prodotti sicuramente fatti bene, ma anche costosi. Se pensiamo che appunto lo zaino costa 310 euro, la piastra costa da 20 libbre, quindi circa 9 kg, la piastra costa 135 euro. E esistono poi addirittura i plate carrier e i vest che sembrano molto, molto tattici, di look molto più militare, tattico cool. Qui si tratta di prodotti che viaggiano dai 145 ai 245 euro. Quindi magari uno vede questi costi e dice: no, caspita, io non posso assolutamente spendere queste cifre. E magari prende il primo zainetto che ha in casa, usando un equipaggiamento magari non idoneo e facendosi male. Oppure, preso dall'entusiasmo, decide di spendere queste cifre quando magari tutto questo non è necessario. E appunto, se questo video, se questi suggerimenti da semplice praticante potessero far evitare di spendere un sacco di soldi, penso che sarebbe una cosa molto bella. Se poi iniziate a praticare questa disciplina, questa pratica, questa attività sportiva vi piace così tanto e volete investire in essa e quindi comprarvi il topo delle attrezzature, ma sicuramente farete benissimo e anzi, se lo fate, trasmettetemi un vostro feedback relativamente a questi equipaggiamenti che io penso, francamente, invece di non acquistare. Allora, quando noi cerchiamo uno zaino per fare racking, quindi la marcia zavorrata, ci sono alcune cose di cui abbiamo sicuramente bisogno. Allora, abbiamo bisogno di uno zaino che sia robusto, perché dentro ci andremo a mettere un peso che dipende poi dalla nostra capacità, dalla nostra voglia di continuare a progredire, ma diciamo che potrebbe partire dai 5 kg, arrivare facilmente ai 10, in alcuni casi magari proseguire sui 15, 20.
25-30 kg, ci sono delle challenge, delle sfide di marce zavorrate che magari richiedono l'utilizzo di 30-50 kg. E quindi sicuramente appunto, un materiale estremamente robusto, che questi zaini abbiano una certa rigidità in modo di facilitarci durante il nostro movimento la stabilità, perché lo zaino non sia un sacco molle che si muove addosso a noi, all'interno del quale il materiale che abbiamo messo non si possa spostare come vuole, quindi andandoci magari a un certo punto della marcia a puntare da qualche parte sulla schiena, che abbia degli spallacci estremamente confortevoli per riuscire a distribuire nel migliore dei modi il peso che abbiamo messo nello zaino sulle nostre spalle senza farci male. Una delle problematiche che capita facilmente è che lo spallaccio si stringa, si schiacci su se stesso ed entri nella spalla, si dice tagli la spalla. Questa è una cosa estremamente fastidiosa. Abbiamo la necessità di avere uno schienale confortevole che da una parte ci protegga da quello che abbiamo messo all'interno dello zaino, quindi che non ce lo faccia sentire che punta contro la schiena, e dall'altra che lo faccia appoggiare su di essa bene. Può essere che appoggi lungo tutta la schiena e in questo caso inevitabilmente ci farà sudare. Può darsi che magari abbia solo dei punti di contatto come nella parte bassa e nella parte alta, perché magari ha un frame, un bastino, e questo consente di avere magari una buona areazione sulla parte centrale della schiena. Che ci sia un appoggio sulla parte lombare di buona qualità, confortevole anche in questo caso, con una buona cintura ventrale che consenta di distribuire parte del peso sulle nostre anche, perché se parte del peso può essere distribuita sulle anche, non graverà tutta sulle spalle e non ci taglierà le spalle. Altra cosa utile è che il peso portato in questo zaino rimanga alto sulla schiena, perché più alto rimane, meglio si scarica attraverso il nostro scheletro, sulle gambe, sulla muscolatura delle gambe, su tutta, la schiena e non va a gravare in maniera erronea. Gli zaini, ad esempio, di, questo brand statunitense, appunto, hanno queste piastre che stanno nella parte alta dello zaino e non arrivano fino alla parte bassa. Questo anche appunto per mantenerla aderente alla schiena e molto alta. Più il peso rimane aderente alla schiena e meglio è perché rimane più in linea con quello che è il nostro baricentro. Se il peso si sposta particolarmente indietro, il baricentro inizia ad arretrare e questo ci va poi a pesare un pochino su quello che è il nostro equilibrio durante la marcia. Obiettivamente, i prodotti di quel brand sono fatti in maniera specifica e presentano tutte queste caratteristiche. Probabilmente costano molto questi prodotti, uno perché provengono dagli Stati Uniti, quindi ci sono le problematiche di importazione, e due perché dietro comunque c'è stato uno studio non indifferente. Però, come diciamo, c'è modo di ovviare a questi enormi costi. Assolutamente sì. Allora, ora io vi mostrerò alcuni degli zaini che ho. E vedendo insieme a voi quali a mio avviso sono più idonei per questo tipo di attività e quali invece lo sono meno. E non significa che dovete comprarvi questi zaini che io vi mostro come idonei, ma significa solo che potete trarre suggerimento. Vedere quali sono le caratteristiche che hanno questi zaini, perché secondo me sono idonei, e se concordate su queste opinioni, potete cercarvi uno zaino di qualsiasi brand che a voi piaccia che abbia queste caratteristiche.
Oppure potete anche pensare di acquistare questi prodotti che trovate anche su molti altri store online, non solo su Cecina Outdoor, che è lo store che sto gestendo. Quindi sono dei prodotti validi che trovate ampiamente, ma da cui potete semplicemente trarre suggerimento per capire quali sono le feature, le caratteristiche più utili e necessarie che uno zaino possa avere per fare racking e farlo bene. Nella mia personale opinione, non rivolgendomi agli zaini specifici come quelli prodotti da questo brand americano di cui vi accennavo, io scarto gli zaini piccoli. Quello specifico brand produce degli zaini che alla fine hanno più o meno questa dimensione, però sono fatti specificatamente per quell'attività. Se noi vogliamo prendere un altro zaino tra quelli che esistono in commercio, gli zaini di piccole dimensioni a mio avviso non hanno le caratteristiche idonee. Sono zaini usualmente da escursionismo che per le loro piccole dimensioni prevedono che l'escursionista porti dei carichi ridotti. 5, 6, 7, 8 kg, 10, e conseguentemente hanno una struttura per questi pesi, quindi degli spallacci non troppo larghi, non troppo stretti, dei bastini assenti, come in questo caso, o molto leggeri, con la parte di appoggio e distanziamento molto morbida, che quindi magari con un carico di un certo tipo funzionerebbe poco. Oltretutto, questo non hanno la possibilità di tenere i pesi in alto. Questo zaino ha ad esempio la tasca per il camelback, ma arriva fino in fondo, e quando anche sono tasche che non arrivano fino in fondo, perché magari sono volanti, sono fatte di tessuto leggero per tenere il camelback con dentro 1 litro o 2 litri d'acqua, quindi 1-2 kg. Se noi andiamo a metterci dentro un disco del bilanciere da 5 kg, è facile immaginare che andiamo a danneggiare lo zaino e non potremo più utilizzarlo, perché magari si va a rovinare. Il problema non è solo di zaini di tipo civile, può essere anche di zaini di tipo militare. Questo qui è sempre uno zaino di tipo civile realizzato per professionisti, ma comunque per carichi ridotti con i suoi 30 litri, degli spallacci dimensionati correttamente per quello che è il volume e il possibile carico dello zaino, ma ad esempio con la tasca che, come dicevamo, arriva fino in fondo, e una cintura ventrale che, se iniziamo a camminare, ci piace, vogliamo aumentare il carico, con carichi levanti probabilmente non dà il sufficiente supporto non dà il sufficiente supporto permettendoci di scaricare correttamente sulle anche. Questo è lo zaino d'assalto del sistema Molle 2, di cui ho parlato nel video pubblicato venerdì scorso. È uno zaino in ottimi materiali, estremamente robusto. Gli spallacci sono larghi, ma non sono troppo stretti, ma non sono abbastanza spessi. Ma il problema non è tanto questo, quanto difetto che, a mio avviso personale, è emerso durante le zavorrate: sono troppo stretti e premono sui muscoli ai lati del collo. Quindi esiste anche il problema di acquistare uno zaino di cui tutto sommato poi scopriremo l'effettiva magari bontà una volta che lo abbiamo messo in spalle. Questo, a mio avviso, non è assolutamente idoneo per questo tipo di attività.
questo potrebbe già essere uno zaino che va bene. Si tratta di uno zaino kit PIMP, realizzato in modo specifico per i soldati britannici. Ha degli ottimi spallacci, belli tosti, belli larghi, ha un ottimo schienale, il materiale è estremamente robusto. Non ho una tasca in cui inserire, non la piastra perché costa troppo, ma un disco del bilanciere. Potrei trovare altre soluzioni. Il problema è che questo zaino ha un costo elevato e non è quello che noi cerchiamo. Noi cerchiamo un qualcosa con cui iniziare a camminare spendendo una cifra giusta, non una cifra altissima. Questo zaino non è quello che noi cerchiamo per fare racking. Abbiamo qua uno zaino Alice. Questo è un Alice originale a cui io ho apportato alcune modifiche nel tempo, utilizzando dei pezzi, che mi erano rimasti dal mio zaino CFP 90 che si era rotto. Lo zaino Alice, con il suo bastino, potrebbe essere uno zaino discreto perché offre un buon appoggio sulla schiena, un buon appoggio sulle spalle. La cintura ventrale non è delle migliori, però su pesi fino ai 10-15 kg può andare assolutamente bene. Internamente c'è una tasca che arriva a metà altezza all'incirca. E la tasca per la radio, che potrebbe essere utilizzata per eventuali dischi del bilanciere. Peccato che il materiale con cui è realizzata sia del nylon, secondo me non sufficientemente robusto da garantirci di non rompersi sotto pesi di un certo tipo. Inoltre, lo zaino di vecchia concezione non ha delle cinghie di compressione laterali che consentano di limitarne il volume e quindi risulta essere, diciamo, abbastanza voluminoso, anche quando noi, come vedremo tra poco, andremo a riempirlo con materiali di riempimento prima di mettere eventuali zavorre più specifiche, sarà complicato perché appunto lo zaino tende ad allargarsi e ad acquisire un grosso volume trasversalmente. Eventuali imitazioni dell'Alice le sconsiglierei. Comunque, come potete vedere, questo bastino Alice originale si distanzia dal tubo, ok? Cioè sono questi 2 cm, che ci garantiscono, quando lo portiamo a spalle, che la nostra schiena non vada a toccare contro questa barra verticale che fa parte del frame. Sulle imitazioni degli Alice, perché ormai l'Alice originale è diventato quasi introvabile, imitazioni come quelle che vendo sullo store, quindi lo zaino che doveva essere assegnato alle forze armate albanesi, poi non è andato a buon fine, questo spazio di un paio di centimetri, 1,5 cm, dal tubo verso lo zaino non esiste. In certe condizioni può capitare, a volte con certi movimenti, di sentire lo zaino, questa barra verticale che tocca contro la nostra schiena. Ma se noi stiamo facendo una zavorrata, magari con 15-20 kg, e magari vogliamo camminare 20-25 km, 30 km, non è proprio il massimo
trovarsi in quella condizione. Quindi troviamo uno zaino che sia delle caratteristiche idonee, ma ha delle caratteristiche anche non del tutto idonee. Quindi non mi sentirei comunque di consigliare questa tipologia di zaino per fare racking. Qui abbiamo un Crossfire DG3 e uno zaino che dal punto di vista delle caratteristiche tecniche si adatta bene all'attività del racking. Un tessuto estremamente robusto. Premettiamo che si tratta di uno zaino realizzato dalla Crossfire, azienda civile, però dedicato ai militari. Tessuto estremamente robusto. Un ottimo sistema di spallacci larghi e tosti, vedete che non si piegano facilmente, non diventano neanche stretti da poter tagliare la spalla. Un bel sistema di appoggio nello schienale con una bella cintura ventrale che va ad avvolgere bene l'anca su cui appoggiare. Il bastino in materiale plastico permette di creare un distacco dalla schiena e quindi anche gli eventuali pesi che andiamo ad inserire nella tasca destinata alla radio, che è presente su questo zaino, e non vanno a toccare contro la nostra schiena. Wow, bello, tutto figo. No, perché questo zaino ha un costo veramente elevato. Io ho avuto la fortuna di acquistare questo modello nel 2021 usato. All'epoca acquistarlo dagli Stati Uniti veniva a costare circa 400 euro tra questo lo zaino e spese di spedizione. I modelli attuali, le evoluzioni di questo DG Free costano circa 600 euro dal sito, a cui vanno aggiunte le spese di spedizione. Quindi sicuramente non è uno zaino da acquistare, però ha le caratteristiche che lo rendono idoneo. È un 53 litri, che secondo me tra i 50 e i 60 litri siamo nella dimensione, nel volume più corretto per fare racking con uno zaino senza andare su zaini specifici per il racking. Quelli che abbiamo visto è il prodotto americano, del brand americano. 15, 20, 25 litri di volume, ma perché sono specifici con la tasca attaccata alla schiena per mettere le piastre, ma hanno dei costi che sono inaccessibili. Questo zaino è costoso, ma io ve l'ho riportato giusto per descrivervi quelle che sono le caratteristiche. 53 litri di volume, ma non è che su 53 litri possiamo mettere solo il disco del bilanciere o metterne eventualmente due, cosa che io consiglio di fare solo se si vuole raggiungere pesi rilevanti superiori ai 30 kg. Quando si hanno zaini di questo litraggio, io consiglio di riempirli con materiale che abbia il suo peso. Allora, se noi vogliamo fermarci intorno ai 10-15 kg, 16 kg, possiamo mettere del materiale che faccia riempimento nella parte bassa, un cuscino piegato e nastrato, oppure un materassino, questo è un materassino molto voluminoso della Cueca, molto tosto, non autogonfiante, lo metto sul fondo, sopra gli metto il cuscino e poi vado a mettere il peso del bilanciere, il mio disco. Quel peso lì è troppo, oppure rimane troppo basso per le mie necessità. Bene, posso fare un'organizzazione di questo tipo e poi andare a prendere qualcosa di pesante. In questo caso è una tenda da tre posti, la mia Vango, non mi ricordo il peso, ma sicuramente è oltre i 3 kg. Quindi abbiamo 3 kg di zaino,
oltre 3 kg di tenda saremo più o meno intorno ai 7 kg, forse sia qualcosa di più di 3 kg. Abbiamo il materassino, faccio questo ammucchiata e poi magari decido di aggiungere solo due piccoli dischi e arrivo magari in questa maniera a 10, 11, 12, il peso che più mi interessa. Ho una modularità, ma sicuramente devo riempirlo con qualcosa che faccia volume in modo da alzare il peso. Posso mettergli ad esempio dei sacchi a pelo voluminosi che magari hanno un certo peso, come i vecchi sacco a peli, ma un sacco a pelo riesce a pesare 2 kg. Nel qual caso decidiamo di mettere i dischi e li andiamo a mettere on top, sia che si tratti dei dischi, sia che si tratti di un manubrio di qualunque, diciamo, peso di questo tipo, non lasciamolo libero in questa maniera, ma mettiamolo avvolto dentro un telomare, dentro a qualcosa di tessuto sostanzioso, non semplicemente una giacca ripiegata. Poi lo mettiamo con la piega verso la nostra schiena. Questo perché? Perché se ci capita che camminando inciampiamo e andiamo in terra e lo zaino ci viene dietro, se i dischi o il manubrio fossero liberi, rischiamo di prenderceli sulla collottola. In questa maniera andiamo a salvaguardarci, perché comunque non possono raggiungerci. A me, francamente, è capitato. Stavo facendo la 16 km. Stavo corricchiando, ho inciampato una radice, mi sono sbilanciato in avanti, il peso dello zaino mi ha ulteriormente sbilanciato, il mio baricentro è uscito dalla mia sagoma e mi sono steso per terra. Quindi bisogna comunque pensare a queste situazioni ed evitare di farci del male, assolutamente. Quando iniziamo ad andare su zaini da 80 litri a salire, questo ad esempio è lo Sting olandese realizzato sul progetto, sul modello originale della Low Alpine. Low Alpine Sting era il modello. Sul classico Bergen britannico, o come vedremo tra poco, sullo zaino olandese M97 da 100 e rotti litri, diventa difficile riempirli, diventa difficile dargli volume che sostenga poi il peso. 80 kg lo Sting, 80 kg senza le tasche laterali anche il Bergen britannico, questo dovrebbe essere un 100 litri di mano principale più le tasche laterali. Dentro ci sono tre sacco a peli, sac tre sacchi a pelo. Il sistema modulare americano, quindi il sacco a pelo intermedio più il sacco a pelo leggero più il sacco a pelo leggero britannico. Non è che in casa sia così facile trovare materiali di riempimento di questo tipo. Adesso io ho un sacco di sacchi a pelo, ma non è che capita sempre, anche perché poi quando i sacchi a pelo sono morbidi, quando gli vado a mettere dentro il mio disco da 5 kg, vedete che questo tende ad abbassare e a sprofondare, perché comunque i sacchi a pelo sono morbidi. Quindi i zaini di grande volume io francamente li sconsiglio. Quando ho fatto la 32 km con 32 kg, stavo utilizzando uno Sting e dentro appunto gli avevo messo tre sacchi a pelo
più il peso, essendo 80 litri, quindi è un pochino meno voluminoso, un pochino più basso, è riuscito a riempirlo e a dare sostentamento, però secondo me non è il massimo in questo senso, anche perché hanno un volume molto largo, c'è la possibilità che comunque i dischi non stiano fermi, ma possono magari arretrare, possono muoversi, possono sbilanciarci un poco all'indietro. Secondo me è consigliato rimanere su zaini più piccoli. Uno zaino con cui si potrebbe, dal punto di vista tecnico, delle caratteristiche, trovarsi abbastanza bene, è l'Ilbe del corpo dei Marines. La dimensione di questo zaino va dai 75 agli 80 litri. Ma come ci hai detto che sono troppi? È vero, però ha una forma un po' particolare ed ha una grande dotazione di cinghie laterali che consentono di stringerlo, di comprimerlo trasversalmente. Inoltre è dotato del divisorio tra lo scomparto notte, chiamiamolo così, scomparto inferiore e scomparto inferiore e superiore, che ci permette di tenere il peso più alto, perché nel momento in cui noi sfruttiamo lo scomparto superiore, ci mettiamo il nostro materassino, ci troviamo già con il disco del bilanciere che sta molto in alto. Possiamo mettere quindi il cuscino, che fa più che altro volume perché è veramente leggero, nella parte sottostante per occupare il materassino nella parte superiore, e ci troviamo già molto in alto, addirittura forse non ci sta trasversalmente, devo metterlo verticalmente. Questo mi porta ad avere i dischi del bilanciere eventualmente molto in alto. Questa, grazie a questa sua forma un po' a pera, poco, molto molto verticale, abbastanza stretta nonostante il litraggio, diciamo quasi uno zaino alpino, quasi. Inoltre l'Ilbe è dotato di un'ottima cintura ventrale, di spallacci veramente buoni e di un ottimo schienale, ciò che rende questo zaino inutilizzabile per questa finalità è il costo. Gli Ilbe sono diventati ormai abbastanza introvabili e questo li porta ad avere prezzi elevati. La scelta di uno zaino di questo tipo possiamo anche farla quando pensiamo di utilizzarlo per più cose. Ok, a me piace il Surplus, lo voglio usare anche per fare escursionismo, per fare trekking, e in più lo voglio usare anche per fare racking. Quindi con uno zaino solo riesco a coprire più attività, piuttosto che spendere soldi per uno zaino civile da trekking e uno zaino poi per il racking. Lì sono scelte personali, perché poi obiettivamente portarsi questo in escursione, in trekking, ha il suo bel peso già nudo, e non è affatto leggero. Però quelle sono scelte molto individuali. È uno zaino con una bella struttura, ci sono le stecche di irrigidimento, c'è la piastra plastica che dà la rigidità allo schienale, quindi uno zaino tessuto tosto, divisorio per tenere alto. Se si è fortunati, sarà anche il modello con la tasca per la radio, due belli spallacci, un bello schienale e una bella cintura ventrale. Potrebbe essere una scelta se il costo non fosse elevato. Crebio Dennis, però ci stai facendo vedere tutti quegli zaini che non vale la pena comprare. Adesso arriviamo a quelli che secondo me possono essere invece interessanti da valutare. Però sino ad ora abbiamo visto, anche se gli zaini magari non erano convenienti dal punto di vista economico, abbiamo visto delle caratteristiche interessanti. Allora, la presenza di una struttura rigida sulla schiena, barre d'alluminio in questo caso, la piastra rigida sotto che permette di regolare, spallacci tosti, una bella cintura ventrale, un bello appoggio lombare, il tessuto bello robusto, una dimensione che non sia troppo larga perché sennò poi diventa difficile andarla a riempire, la possibilità di avere il peso
la parte sostanziale del peso sospinta verso l'alto, tenuta in alto e non nella parte bassa che ci sbilancia indietro. Queste sono già quelle caratteristiche importanti che qualunque sia la scelta che noi vogliamo fare, uno zaino civile, piuttosto che uno zaino surplus, piuttosto che uno zaino di una top brand civile dedicata ai militari, qualunque sia la scelta che vogliamo fare, sono le caratteristiche che dovremmo ricercare in uno zaino dedicato al racking. Alcuni di questi zaini ci consentono di fare anche altro. Passiamo ora a vedere quello che secondo me, quelli che secondo me possono essere due modelli di surplus interessanti, più che ci crediate o no, un modello civile, prettamente civile. Allora, alcune caratteristiche le possiamo trovare anche su uno zaino civile, prettamente civile. Questo ne ha diverse. È lo zaino di mia moglie, okay? È uno zaino da donna, un Osprey. Questo Osprey ha una forma stretta e alta, si sviluppa verticalmente, ha il divisorio, quindi consente già di alzare il baricentro. Ha un tessuto che è discretamente robusto, vedete che sono i due colori diversi, queste parti rosse, queste parti in ristop sono toste, è veramente un bel tessuto robusto, queste qua sono un pochino più leggere, però comunque è un 50-70 litri espandibile e quindi i suoi 10-15 kg è uno zaino che li porta facilmente. Non andrei a mettere al suo interno dei pesi di questo tipo. Qual è la... Ma 15 kg sono 15 kg? No, 15 kg non sono 15 kg. 15 kg di materiale che riempie si distribuiscono nel tessuto, nello zaino. Se io prendo 15 kg, tre dischi come questi, e li metto sul diaframma, sul divisore, lo sfondano, perché concentrano il peso in una posizione sola, solo su determinate cuciture, e andrebbero inevitabilmente a sfondarlo. Il problema non è solo del peso che utilizziamo, del peso in termini di chilogrammi, ma è un problema anche della forma che ha questo peso. Se noi appunto mettiamo quattro grosse coperte di lana, di quelle della nonna, io mi ricordo quando ero ragazzino in Piemonte li chiamavamo i plaid, questi copertoni di lana, a volte quelli matrimoniali avevano un peso allucinante, quando ti coprivi ti sembrava che ti stessero sotterrando. Metti due o tre copertoni di quelli e poco arrivi a 10 kg, ma come niente. Poi, per carità, sopra magari puoi metterci anche due dischi e non è un problema. Hai dei teli di tessuto veramente pesante, questi sono i plesh palatka, che pesano variabilmente dal 1,4 kg al 1,7 kg a plesh palatka. Quando inizi a metterne, mi sembra, se non pesano forse di più, quando inizi a metterne 3, 4, 5 e iniziano a fare a un bel peso, distribuito, che si distribuisce sulle varie componenti dello zaino, non va a gravare in un posto solo. Questo zaino è dotato per essere uno zaino civile da donna, ha degli spallacci che sono spettacolari, sono tosti, sono spessi, sono morbidi e come vedete non si piegano, questa struttura che ha dentro gli consente di non piegarsi. C'è questa cintura ventrale che dà un appoggio veramente ottimo, ce la si deve aprire a forza perché tende a richiudersi, quindi va a appoggiare naturalmente sulle ampie. C'è il bastino metallico, l'unica parte deficitaria, se vogliamo, è questa retina che è un pochino morbida, però alla fine non è lei che sostiene, il sostentamento e il distacco della schiena viene dato dalla posizione lombare della schiena, dalla posizione delle spalle, inevitabilmente si va a formare un triangolo che sosterrà. Quindi con uno zaino di questo tipo, con un tessuto robusto,
degli spallacci tosti, un bel cintura ventrale, un bello schienale, sviluppo verticale non troppo ampio come volume, si riesce a trovare uno zaino in cui magari appunto ci facciamo escursionismo e ci riusciamo anche a fare del racking senza andare su 20, 25, 30 kg, ma sui nostri 10, 12, 15 kg ci arriviamo in assoluta tranquillità, anche perché comunque non è che andiamo a farli tutti i giorni. La sessione di racking la facciamo due volte al mese, una volta al mese, quando siamo magari sotto a un allenamento specifico, per qualcosa specifico, vogliamo farla una volta alla settimana ed è già un bel tirare. E sono zaini che comunque sono fatti per portare 10-15 kg, non mettiamoceli in maniera puntuale perché sennò facilmente ce lo spaccheranno. E questo, questa tipologia, non questo zaino, uno zaino civile con queste caratteristiche che sono poi molto similari a quelle che abbiamo visto sugli altri zaini, ben si adatta. Però qui l'ho voluto presentare perché uno dice devo andare in giro con gli zaini, dai, che sembro un esaltato. Il problema è che uno zaino come questo costa molto di più degli zaini che vedremo tra poco, costa molto di più della maggior parte degli zaini che abbiamo visto. Sì, possono essere a un costo maggiore l'Ilbe e il Crossfire e il Kit Pimp sicuramente, ma questo qui è uno zaino che supera i 150 euro. Se lo abbiamo già lo zaino di tipo civile perché ci piace fare escursionismo e può benissimo averle, come in questo caso, le caratteristiche idonee, noi possiamo utilizzarlo sicuramente. Con uno zaino militare probabilmente possiamo arrivare anche a 20, 25, 30 kg. Con uno zaino di questo tipo non lo consiglierei, non mi sentirei di consigliarlo. Con uno zaino militare mi sento di consigliarlo assolutamente più. Però per lo abbiamo già in casa perché facciamo escursionismo, vogliamo iniziare a far racking, bene, se ha queste caratteristiche possiamo utilizzarlo. Ecco qui uno zaino militare che ha caratteristiche del tutto simili a quelle dello spray. Quindi un volume di 50 litri, uno sviluppo verticale, la divisione tra due scomparti, scomparto basso e scomparto alto, che ci consente già di avere il peso alzato sul baricentro, mettendoci qualcosa come può essere anche semplicemente il cuscino. Gli spallacci funzionano bene, lo schienale anche, la cintura ventrale non è confortevole come può essere confortevole una cintura ventrale vera e propria, perché questo è un cinturone, ma si comporta bene. Io l'ho portato con 19 litri, vi linko la recensione qua sopra, e si porta bene. La differenza rispetto allo spray o a una marca civile con queste caratteristiche, che lo spray costa oltre 150 euro, questo qui te lo porti a casa con 80 euro. Questo qui o uno zaino che abbia caratteristiche similari. Anche questo non è uno zaino con cui farci delle zavorate 20, 25, 30 kg. No, secondo me è un po' fuori dal suo target, ma 15, anche, forse anche fino a 20, cioè appunto ci ho camminato con 19, e ci si cammina bene. Abbiamo due strutture di metallo, due barre metalliche che danno irrigidimento, un tessuto veramente robusto, lo schienale confortevole, il cinturone fa il suo, non si porta male, sorregge bene sulle anche, gli spallacci funzionano bene. Il divisorio ci permette di alzare. Vogliamo lavorare con 10 kg? Mettiamo una coperta, un giaccone, un qualcosa che faccia volume nella parte bassa. Prendiamo il sacco della lettiera del gatto. I sacchi della lettiera del gatto hanno uno sviluppo solitamente verticale. Quelli che prendo io sono da 10 kg. Pum, ce lo metti dentro e hai i 10 kg perfetti. Mi sembra che addirittura ci siano anche i sacchetti più piccoli da 5 kg. Caspita,
10 kg, 5 kg in cima e ti fai il tuo giro con i tuoi 15 kg a cui vanno aggiunti poi ovviamente i 2 kg e 8 di zaino, l'acqua che ti vuoi mettere, quello che ti vuoi mettere. Questo è uno zaino che con un prezzo 80-90 euro sul mio store o su altri store indifferentemente te lo porti a casa e fa il suo. E oltre a farci il racking, ma con questo ci vai tranquillamente in escursione. Non ha le due feature ultimo grido per attaccarci le bacchette al volo, per far passare il camelback per quel buchino. Il camelback ci passa lo stesso. Questo può essere un'ottima scelta. In questo caso abbiamo uno zaino a sviluppo verticale che compriamo 80-90 euro. Prendiamo un sacco di lettiera del gatto che costa 10 euro per 10 kg, 12 euro forse, un sacco di sabbia per il cemento e abbiamo il nostro zaino per fare racking senza dover andare a spendere 150 euro in una piastra specifica per racking, senza dover andare a spendere, se non li abbiamo già, dei soldi per comprare i dischi per il bilanciere. Io li ho e a volte li uso, a volte li aggiungo, ma non è un qualcosa di strettamente necessario. Possiamo, come dicevo, mettere altre componenti pesanti, come possono essere sacchi a pelo, come possono essere teli e coperte, che però a volte diventa anche difficile trovare. Non è che uno in casa ha 4-5 sacchi a pelo o 4-5 coperte di lana pesanti. Basta un sacco di lettiera per il gatto da 10 kg, 12-13 euro, quello che sia, pum, ce lo metto dentro, rimane alto e io mi trovo benissimo a fare racking spendendo poco niente. Esattamente come lo zaino alpino austriaco, avrei potuto dirvi: ah, prendete l'ESL R190, che alla fine è la sua copia prodotta dalla ESL, una scopia civile. No, perché questo comunque ti viene a costare oltre 130 euro. E facendo la stessa funzione, se riusciamo a trovare questo che ne costa 80-90, abbiamo comunque risparmiato una quarantina di euro buoni e ci scappano 4 sacchi per la lettiera per il gatto. Quindi secondo me non ne vale la pena. Per ultimo vi ho tenuto quello che secondo me è mio gusto personale, il top di gamma per fare racking. Si tratta del Field Pack, quindi lo zaino da campo del sistema statunitense Molly 2. Molly 2 Modular Lightweight Load Carry Equipment, quindi il sistema leggero per il trasporto del carico modulare. E questo è uno zaino che a me piace molto perché io personalmente lo porto bene, io mi trovo veramente bene a metterlo a spalle e una 60 litri a cui si possono aggiungere, a volte se non ho già l'acquisto, a volte no, due tasche laterali portando il volume a 80 litri. Ma per racking non consideriamo le tasche laterali, consideriamo abbiamo un vano inferiore, un separé e un vano superiore. In questo caso qui ho messo il materassino che vi ho fatto vedere prima. Nella parte superiore ho messo il cuscino compresso. Qui c'è la tasca portaradio, non in tutti è inclusa. La tasca portaradio ha 4 punti di aggancio, 2 superiori e 2 inferiori. È fatta della stessa cordura robustissima. Posso metterci tranquillamente il mio disco del bilanciere, stringerla, e già la possibilità di stringere la tasca portaradio così come è fatta mi schiaccia il disco del bilanciere contro la schiena. Potrei anche non usare il cuscino, non è il cuscino che mi tiene il disco del bilanciere fermo contro la schiena.
ci rimane già di suo. Posso mettercene due tranquillamente, non mi cambia veramente nulla. Quindi ha la conformazione giusta per portare il peso, il tessuto è estremamente robusto e quello giusto, la tasca che mi consente di mettere il eventuali pesi di questo tipo, ci sono le cinghie laterali che mi consentono di comprimerlo, non voglio mettere il materassino, non voglio mettere il cuscino, metto solo il disco e poi lo comprimo in modo che si schiacci contro il bastino. Posteriormente abbiamo questi spallacci che guardate quanto sono larghi, cioè 4 dita, spessi un dito, morbidi. Sì, uno dice li schiaccio, ok, sì, però in realtà sono talmente larghi che non ti entrano dentro la schiena. C'è il video del trekking di 2 giorni che abbiamo fatto in Svizzera 2 estati fa con la famiglia. Io portavo 24 kg. C'è questa parte che è quella che appoggerà contro la nostra schiena. Questa qui è la cintura ventrale. Sì, guardate quanto è larga. Che distacco che va a creare dal bastino. Tutta questa parte rimane sganciata, staccata dalla nostra schiena e non toccherà minimamente. La cintura laterale è larga, arriva quasi davanti alle nostre anche, le avvolge veramente bene. E ma pesa, tanto devo farci la marcia zavorrata, non vedo quale sia il problema. Questo è molto simile, anzi è l'ultima versione, gli zaini precedenti, ad esempio c'è, potete vedere il modello Desert e sullo store il modello Woodland, della versione precedente, delle prime versioni del Mole 2, che era separato con 2 sacche, una sacca staccata, l'altra sacca. Si potrebbe usare quello? Sì! Al prezzo che ha, io francamente ve lo sconsiglio. Sono 2 zaini, il Desert e il Woodland, da acquistare per usarli e per usarli magari per andare in montagna e per collezionismo. Se vogliamo iniziare a fare racking, assolutamente ve lo sconsiglio. Questa tipologia di zaino è uno zaino che, dipendentemente dai momenti, dalla possibilità di trovarlo, dalle condizioni in cui lo si trova, a un prezzo che varia tantissimo, può addirittura variare dai 60 euro a salire. Quando sono stato fortunato, riuscito a fare un acquisto di uno stock bello a basso prezzo con Italia, è riuscito a venderli a 90 euro e adesso non mi riesce più di acquistarli dallo stesso grossista e devo prendere un altro grossista, li vendo intorno ai 145-155 euro. Ci sono quelli a 60 euro, che sono quelli in condizioni peggiori. Il problema è che non è solo che sai che magari è strappato, ci sono le cuciture, ci sono le scritte, il problema è che proprio non sai come ti arriva. Quindi potrebbe arrivarti, come è stato il secondo stock che avevo preso dal grossista italiano, con gli spallacci completamente scoppiati. Vuol dire che più qua lateralmente gli spallacci erano tutti aperti, tutti strappati. E in quel caso lì poi lo zaino diventa inutilizzabile. Però nei momenti giusti, o se sei fortunato, è uno zaino che si riesce a trovare intorno ai 90-100 euro. E per fare il racking, il mio gusto personale, se vogliamo salire col peso, andare sui 20, 25, 30 kg, questo è uno zaino che si porta davvero bene. Secondo me è il top di gamma. Il Crossfire è comodo, questo secondo me è più comodo, perlomeno a me, mio gusto personale, piace di più. Parliamo adesso brevemente, molto brevemente, delle calzature. Ah, per quanto riguarda le calzature, è un discorso un pochino complesso, nel senso, si tende a dire che quando si marcia col peso
si deve salvaguardare la caviglia. Io, per come cammino io, dico dipende da dove camminiamo. Nel senso, se vado nei boschi tra Cecina, Monte Scudaio, Casale Marittimo, sui sentieri, ok, mi metto un bel paio di scarponcini, tanto sto andando in salita, in discesa sul sentiero, c'è il guado da fare. Sicuramente non tengo chissà quali tempi elevati, perché magari sto portando una ventina di chili, magari cammino ai 4, 4, 5, 4, 7, 4, 8, non di più. Va bene così, sto comunque facendo esercizio, sono su un terreno rotto e sì, mi interessa proteggere la caviglia, perché su un terreno rotto, su sentiero in discesa, dove l'acqua ha scavato i canali nell'argilla, obiettivamente è più facile che mi prenda una storta. Con il carico a gravare sulla schiena, la caviglia non mi tiene e rischio di farmi male. Quindi sicuramente la calzata alta è utile. Quando si tratta di invece camminare, quando tante volte vado in pineta, la pineta che c'è tra Bibbona e Cecina, e quando faccio i percorsi più lunghi parto da Bibbona, arrivo a Marina di Cecina, proseguo poi verso Vada, rientro nella pineta, quindi faccio anche dei tratti d'asfalto, allora preferisco la scarpa da ginnastica, da trail running o da running che sia, è assolutamente differente. Queste sono quelle che ormai ho smesso di usare perché sono un poco ormai consumate, e sono le Thunder Cross della Salomon, con cui devo dire mi sono trovato molto bene. Pensavo di ricomprarle quando sono andato dal negoziante, non c'è più questo modello, sul online non sono riuscito a trovarle. E adesso sto provando queste New Balance, le Hero. Le sto ormai rodando da un paio di settimane, e sono quelle con cui penso che farò la walking francigena ultramarathon. Perché uso la scarpa ginnastica? Perché su appunto suolo piatto, comunque regolare, come quello della pineta, come può essere nei tratti la strada asfaltata, preferisco prediligere la salute delle articolazioni e la salute dei piedi. Salute delle articolazioni inteso come capacità di questa tipologia di scarpe di assorbire meglio gli urti sull'asfalto, sul fondo, sebbene la pineta sulla pineta sia già molto morbido, ma anche la cura del piede, dal momento che gli attriti delle dita, ma anche del tallone, su questa tipologia di scarpa sono veramente contenuti. Sulle distanze, ok, vogliamo anche fare un racking da 32 km, però sono decisamente contenuti, ci si cammina davvero davvero bene. Si evita che ho fatto racking di 20 km e mi trovo con le vesciche a dover poi magari a star fermo per una settimana aspettando che si asciughino, cosa che potrebbe capitarmi se magari su piano con i pezzi d'asfalto vado a camminare con gli scarponi da montagna. Indubbiamente la caviglia rimane un pochino più scoperta, però valutazione dei rischi, sono su un terreno irregolare, io mi prendo questo rischio. Sentirete altre persone molto più esperte, anche istruttori sportivi, che invece consigliano sempre la scarpa alta. Per me camminare su un suolo regolare, dove tendo ad avere anche un passo molto più veloce, perché se nel bosco con gli scarponi cammino a 4, 4, 5, 4, 8, quando invece sono sul piatto in pineta o addirittura su strada, fai molto di più, ti fai magari i 5, 8, 6, nel momento in cui spingi di più, magari con 25-30 kg, ma con 16-18 kg arrivi magari a camminare a 6 e 5, farti magari dei tratti di corsetta.
la capacità di ammortizzare di uno scarpone di questo tipo, per quanto possa essere ben fatto, è a mio avviso sicuramente inferiore. E così anche la quantità di attriti che si vanno a sviluppare all'interno tra una struttura che è sicuramente più rigida e il tuo piede è maggiore. Quindi anche qua, ecco, da questo punto di vista, forse si va a spendere di più sulla scarpa che sullo zaino, perché lo zaino magari ce lo portiamo a casa con 90 euro, quando andava bene anche questi qui si portavano a casa con 90 euro, un buon paio di scarpe da running o da trail running, quando va bene magari le trovo scontate a 110, 120, 130 euro. È però un qualcosa su cui non andrei a lesinare i soldini, perché ne va della salute non solo delle vesciche, non solo un discorso di vesciche, ma proprio della salute del piede e delle articolazioni. Poi una volta ci si infiammano le ginocchia, ci si infiammano le caviglie, si infiammano le anche, poi sono guai seri. Nulla, spero che questo video, probabilmente un po' lungo, sia stato comunque di vostro interesse. Come detto, io ho cercato di farvi vedere gli zaini, alcuni li vendo io, ma non solo io, li vendono tanti altri. Altri invece sono gli zaini miei personali, gli zaini che fanno parte della collezione di Cecina Outdoor e non vengono assolutamente venduti. Quello che mi interessava è farvi vedere le caratteristiche di quelli che io considero dei buoni zaini, che poi voi potete trovare su, potete andare a ricercare su qualunque brand. Ok, vado a ricercarmi uno zaino che a me il mimetico non piace, vado a ricercarmi uno zaino civile che abbia una bella cintura ventrale, un bel appoggio sulla schiena, due belli spallacci tosti, che abbia un qualche tipo di bastino di frame tubolare metallico che me lo tenga staccato, che abbia un tessuto tosto e magari una tasca. Diventa difficile perché gli zaini civili non hanno una tasca radio, e le tasche camelback solitamente sono di tessuto leggero, in cui magari mettere il disco, ma il disco del bilanciere o un qualunque tipo di piastra di peso puntuale non è necessario, perché appunto un qualcosa di voluminoso con sopra un sacco di sabbia di lettiera del gatto fa già il suo, e noi possiamo tranquillamente camminare con un peso che andrà come minimo ad essere di 12, 13, 14 kg, e quindi ci permetterà di divertirvi, di divertirci in generale. E mi auguro quindi che questo messaggio, questi input siano arrivati, indipendentemente dagli zaini che vi ho fatto vedere, indipendentemente che li troviate sullo store mio o no, e quindi sia risultato di interesse e vi abbia magari tolto dei dubbi e magari evitato di fare spese sbagliate per iniziare a fare questo tipo di attività sportiva. Se così è stato, mettete like, condividete il video, se volete rimanere aggiornati sulle prossime pubblicazioni iscrivetevi al canale, clicca sulla campanella per ricevere la notifica della pubblicazione di un nuovo video. Alla prossima!